Primo giorno di lezioni al liceo scientifico Torelli di Fano, dove questa mattina, pochi minuti prima delle 8, è suonata la prima campanella per questi studenti. Nessuna ulteriore proroga all'ordinanza sindacale. Le opere di ripristino e sanificazione degli ambienti, dopo il miglioramento della struttura e la bonifica dell'amianto, si sono concluse entro il termine stabilito. Gli studenti quindi sono tornati sui banchi di scuola. Dovranno essere recuperate le giornate di lezione perse? Giuridicamente no. L'anno è pienamente regolare nonostante queste 6 giornate in meno. Però da un punto di vista, diciamo, deontologico, io ho chiesto ai docenti di impegnarsi in qualche forma di recupero e abbiamo già stabilito di revocare le 2 giornate di sospensione facoltative che la legge regionale concede alle scuole. Li avevamo già attribuiti, assegnati a 2 giornate di aprile, li abbiamo revocati e poi troveremo altre forme durante l'anno. Le lezioni sono state inaugurate dal sindaco di Fano Massimo Seri e dal presidente della provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini, che ha annunciato ulteriori interventi nelle scuole del territorio. Sicuramente ci sarà lo spostamento nel prossimo anno scolastico dell'Apolloni verso l'Olivetti, ci sarà un intervento di tipo strutturale ed energetico sul Battisti di Fano ed altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria rispetto a tutti gli istituti della città di Fano. A ringraziare la provincia e la direzione scolastica è il primo cittadino, che circa una settimana fa aveva emesso un'ordinanza per l'apertura posticipata al liceo al fine di consentire ad ARPAM di procedere ad un'ulteriore verifica sull'eventuale presenza residua di fibre di amianto dopo i lavori. Voglio augurare loro un buon anno scolastico e invitarli, come ho fatto la settimana scorsa, a vivere questa esperienza con il giusto entusiasmo e con la giusta serietà, soprattutto con lo spirito e la voglia di scoprire e di conoscere, perché questo percorso, la scuola forma i cittadini domani, ma soprattutto forma le basi per tutte le sfide che i ragazzi dovranno affrontare quando finiranno il percorso scolastico, e sono il nostro futuro. Quindi veramente tanti auguri ragazzi e buon anno scolastico.